Benvenuti in questo video! Oggi realizziamo il trucco che indosso in questo momento. È un trucco un pochino più colorato rispetto a quelli che ho realizzato ultimamente sul mio canale perché ho una voglia matta dell'estate. Quindi, non lo so, mi sono un po' stancata di utilizzare sempre i soliti marroncini, quei colori un pochino più autunnali, invernali, ma ho voglia del colore, del caldo e che venga l'estate. Sembra chissà quanti colori io abbia utilizzato, in realtà ho utilizzato soltanto due ombretti colorati e un panna. Li ho presi dalla Electric, ma sono un fucsia e un azzurrino, questo qui e questo qui, quindi appunto sono dei colori facilmente reperibili, sicuramente anche Kiko ce li ha. Ho utilizzato una tecnica che non avevo mai provato prima, cioè la tecnica del pezzettino di scotch attaccato qui nella parte esterna dell'occhio. Devo dire che l'effetto finale mi piace, anche se in realtà quando poi vado a togliere il pezzettino di scotch devo comunque sfumare la linea perché non mi piace che sia molto molto netta, però appunto devo dire che quello che è uscito fuori mi piace, quindi magari quando realizzerò dei trucchi un pochino più colorati o uno smokey eyes o qualcosa di molto scuro probabilmente la riutilizzerò. Ho utilizzato per la prima volta anche le ciglia di House of Lashes che avevo acquistato parecchio tempo fa e ancora non avevo mai provato. Queste sono le Iconic, mi sembra. Sì, sono le Iconic e sono davvero bellissime. Me le aspettavo molto più pesanti e molto meno confortevoli perché la banda è molto molto scura, però in realtà una volta applicate non si sentono proprio per niente, sono leggerissime e poi sono molto lunghe e voluminose, mi piacciono veramente tantissimo. Testerò anche le altre due e poi magari vi faccio sapere in un video come mi trovo. La colla l'ho già testata abbastanza, mi trovo molto molto bene, anche se è un pelino difficile da struccare rispetto alla... Ok, è un pelino più difficile da struccare rispetto alla Duo. Quindi ragazze, se volete vedere come fare questo look vi lascio alla realizzazione. Iniziamo con il viso completamente struccato e come vi ho accennato prima vado a mettere un pezzettino di scotch nella parte esterna dell'occhio. Diciamo che deve seguire più o meno una linea che va dall'esterno del naso fino alla punta esterna del sopracciglio. Su tutto l'occhio stendo un correttore che sarà la base del mio trucco e lo vado a tamponare con una spugnetta e a fissare con un velo di cipria. Dalla palette di Zoeva prendo un marroncino di media intensità opaco e con un pennello da sfumatura lo stendo nella piega dell'occhio. Questo non andrà ad influire tanto nella colorazione del nostro trucco, ma mi aiuterà soltanto nella sfumatura. Dall'Electric di Urban Decay prendo questo fucsia e lo vado a stendere con un pennello da sfumatura nella parte esterna dell'occhio e lo sfumo leggermente anche nella piega. Per adesso prendo veramente pochissimo prodotto per creare una sfumatura iniziale. Riprendo il pennello da sfumatura di prima e mi aiuto a sfumare la parte esterna del fucsia. Passo poi all'azzurro e questa volta lo prendo con un pennello un pochino più preciso e vado a metterlo nella parte esterna dell'occhio concentrandomi appunto nell'angolo esterno e poi lo sfumo leggermente anche nella piega. Rendo il colore più saturo nella parte esterna e alleggerisco sempre di più l'azzurro mano a mano che vengo verso il centro dell'occhio. Riprendo nuovamente il pennello da sfumatura di prima con lo stesso fucsia che abbiamo utilizzato precedentemente, ma questa volta rendo il colore un pochino più intenso. Concentro il colore maggiormente nella parte esterna dell'occhio e una volta che il pennello si è scaricato di prodotto, allargo la sfumatura verso l'angolo interno dell'occhio. Riprendo ancora l'azzurro e vado a rintensificare leggermente il colore, anche questa volta lo concentro di più nella parte esterna. Faccio la stessa cosa che ho fatto con il fucsia, quindi una volta che il pennello è scarico allargo la sfumatura verso l'angolo interno dell'occhio. Passo ad un color panna opaco e lo tampono sulla palpebra mobile che fino adesso abbiamo lasciato scoperta, quindi concentro il colore verso l'angolo interno e lo porto mano a mano verso il centro dell'occhio, andando anche leggermente sopra a dove l'azzurro si sfuma. Riapplico nuovamente l'azzurro per andare a sfumare il color panna con questo colore. Questo trucco non è elaboratissimo per quanto riguarda sfumare tantissimi colori insieme, ma bisogna soltanto sfumare come se non ci fosse un domani.
Una volta rintensificato l'azzurro, prendo nuovamente il pennello scarico di prodotto con cui ho applicato il panna e sfumo nuovamente la parte chiara con quella azzurra e poi riprendo il pennello dell'azzurro e sfumo l'azzurro con il panna. Nella sfumatura il fucsia ha perso un pochino di intensità, quindi vado a riapplicare anche questo colore. Ho deciso di tagliare veramente poco in questo tutorial per farvi vedere proprio come stendo il colore, concentrandomi più nella parte esterna e venendo mano a mano verso l'interno dell'occhio. Sempre con lo stesso color panna e con la punta del pennello mi aiuta a sfumare la parte esterna del fucsia sotto l'arcata sopraccigliare. Sfumo l'ultima volta il fucsia e finalmente la nostra sfumatura è terminata. Rimuovo quindi i pezzettini di scotch e con un dischetto di cotone e un pochino di acqua micellare vado a togliere tutto il prodotto che è caduto nella parte inferiore. Visto che si è creata una riga molto molto netta, una volta rimosso il pezzettino di scotch, con un cotton fioc mi aiuta a sfumare questa linea. Applico una riga di eyeliner e con la codina seguo la riga netta che si è creata togliendo il pezzettino di scotch. Sto utilizzando l'eyeliner di L'Oreal, che l'ho acquistato molto recentemente e devo dire che mi piace veramente tantissimo, è di un nero intensissimo. Applico un filo di mascara e poi metto le ciglia finte, queste sono le Iconic di House of Lashes. Se non sapete come fare, c'è il tutorial dettagliato qui sotto il video. Vado poi a realizzare tutta la base del viso, quindi applico il fondotinta su tutto il viso. Poi applico un correttore chiaro sotto l'occhio e in alcuni punti al centro del viso. Vado a fissare le zone che ho schiarito con un pochino di cipria e un pochino di polvere bianca di MAC, Emphasize si chiama, e tutto il resto del viso semplicemente con la cipria. Applico un po' di terra abbronzante sullo zigomo, all'attaccatura dei capelli e sul collo per andare a dare un po' di tono al mio viso pallidissimo e senza ombre. Con un pennello più preciso prendo Taupe di MAC, che è una terra fredda per il contouring, e vado a scavare leggermente lo zigomo e lo metto anche un pochino all'attaccatura dei capelli. Ridisegno le mie sopracciglia, anche per questo ho fatto un video a parte che trovate sempre qui sotto. Dalla stessa palette di Zoeva che abbiamo utilizzato all'inizio prendo il marrone scuro che vado ad applicare con un pennello angolato nella parte inferiore dell'occhio, dall'angolo esterno fino all'angolo interno. E poi con un pennellino a penna prendo il primo marroncino che abbiamo utilizzato nella piega dell'occhio e vado a sfumare tutto il nostro marrone scuro. Metto il mascara anche nella parte inferiore, sto utilizzando il Giga Black di MAC. Faccio un punto luce nell'angolo interno dell'occhio, sempre con la polvere bianca di MAC che ho utilizzato per fissare il mio correttore. Poi utilizzo questa palettina di Zoeva con i blush rosati e vado a prendere questo colore qui che metto sugli zigomi. Applico una matita rosata su tutte le labbra, ho le labbra leggermente fucsia perché avevo provato ad applicare una matita di un altro colore che però non mi piaceva, quindi l'ho tolta e adesso applico questa matitina qui. Poi ci vado a mettere sopra il rossetto Ombre Rose di Nabla, che decido però di tamponare con una velina perché non mi piace la patina lucida che rimane sopra, ma lo voglio completamente opaco. Quindi ragazzi, il trucco è terminato qui, come al solito. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace o iscrivetevi al canale, lasciatemi anche un commentino qui sotto se c'è qualche trucco in particolare che volete vedere e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!